Siete mai stati svegli tardi la sera a guardare uno di quei cavolo di programmi stupidi che usano per vendere le invenzioni più inutili? Avrete sicuramente fatto un giro alla Lidl e altri supermercati dove vendono cose assurdamente inutili ogni settimana. Sì, a volte si trova anche della roba bella e decente, ma non è raro ritrovarsi tantissime schifezze e cose assurdamente appunto inutili. Forse dopo aver visto questo video perderete la vostra fiducia nell'umanità, o almeno quello che ne è rimasto. Ma ora iniziamo subito con le 20 invenzioni più inutili di sempre che nessuno ha chiesto. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, ma ora senza perdere altro tempo, iniziamo subito. Numero 20. La griglia nello scarico dell'auto. Marchio Rollan Mirakupur dell'Iran. Il cancro non è mai stato assaggiato così bene. Questa invenzione consente a chiunque lo usi di preparare deliziosi hamburger con lo scarico dell'auto. I produttori dicono che i fumi stanno lontani dall'hamburger, ma in realtà vale la pena rischiare. Inoltre, se non hai il tempo di fare un hamburger, ma hai il tempo di usare un dispositivo ignorante come questo, forse devi dare una svolta alla tua vita. Comunque, a tutti coloro che sono interessati ad un hamburger al gusto di cancro, servitevi pure. Numero 19. Salvare avocado. Marchio Harold Import Company. Mangiate panini con fette di avocado zombie e temete che si possano alzare nel cuore della notte per farsi ingoiare mentre dormite? Beh, puoi assicurarti che i tuoi avocado non morti non cerchino di ucciderti mentre dormi con l'avocado saver. Allo scopo di mantenere freschi i tuoi avocado, ma ci sono così tante alternative a questa che le persone hanno già nella loro cucina che la vedo dura per loro cercare di vendere sta cosa. Probabilmente anche il più pazzo appassionato di avocado la ritiene inutile. E poi chi vuole un altro contenitore inutile da pulire? Numero 18. Scarpe con aria condizionata. Marchio Hydrotech. Le scarpe con aria condizionata forniscono aria fresca extra nella pianta dei piedi, tuttavia è solo un paio di scarpe con buchi a quanto pare. Non solo non è una scarpa aggiornata, è un prodotto incompleto che stanno cercando di far passare come un oggetto di lusso. Affermano che il prodotto possiede una tecnologia di filtro unica. Sì, se lo state chiedendo possiamo anche tranquillamente bucare le nostre scarpe e evitare di pagare 75 euro per un paio in più. Ammetterò però che il sorriso dell'uomo nella foto mi ha quasi convinto a comprare il suo prodotto. Numero 17. iPotty. Marca CTA Digital. Il CTA Digital iPotty è pensato per rendere il vasino meno impegnativo per i bambini, tuttavia l'intera idea è completamente stupida e inutile. Stai per certo che i tuoi piccoletti ti sporcheranno di cacca tutto il tuo dispositivo, e se poi è lo stesso che usi anche te per lavoro e per altro, è parecchio un guaio. Quale bambino ha bisogno di essere intrattenuto anche quando sta sul cesso? Cioè, vabbè che probabilmente la metà di voi sta guardando questo video proprio seduto sulla tavoletta, ma cavoli, anche i bambini più piccoli? Numero 16. Ombrello da scarpe. Marca sconosciuta, ma sicuramente giapponese. L'ombrello o scarpa aiuta a tenere i piedi asciutti dalla pioggia. Lasciate perdere tutte quelle scarpe impermeabili e altre stupidaggini, comprate un paio di ombrelloni per i vostri piedini. Comunque, sì, le scarpe sembrano ridicole e non ne vale proprio la pena. Più che inzuppato d'acqua, ti sentirai inzuppato dalle battute che ti faranno indubbiamente in mezzo alla strada. Immagina sconosciuti che ti guardano i piedi e ridono sotto i baffi. Numero 15. Cuscino al seno. Marchio The Cush Company. Signore, i vostri seni si combattono l'uno con l'altro quando state dormendo? Assicuratevi che rimangano separati con il cuscino del seno. Il produttore afferma che il cuscino aiuta a preservare la spaziatura tra le due sacche, e credo che non stiate sbagliando quando pensate che sembra proprio una stupidissima scusa per ottenere denaro dalla gente altrettanto stupida. E se ne compri uno, beh, o hai un senso enorme dell'umorismo o la legge del più adatto a sopravvivere si sta manifestando pienamente. Numero 14. Reggiseno per uomini. Marchio Wishroom. Uomini, i vostri seni si combattono l'uno con l'altro quando state dormendo? Allora questo prodotto è perfetto per voi. Ha lo scopo di aiutare gli uomini che hanno la ginecomastia, quella cosa che la maggior parte delle persone chiamano seno da uomo. Si formano con il grasso corporeo in eccesso e invece che andare in palestra per poterle appunto ridurre e mandare via, potete semplicemente comprarvi questa invenzione. Se ti senti insicuro riguardo le tue lune, perché non metterle ancora più in evidenza con indumenti intimi? Inoltre, perché il ragazzo che è illustrato nella foto del prodotto non ce le ha per niente? Numero 13. USB Pet Rock, marca ThinkGeek. L'USB Pet Rock si collega al tuo computer e indovina cosa fa? Niente. I produttori affermano che si tratti di un oggetto che porta intrattenimento infinito perché puoi inventare storie quando le persone te lo chiedono. Tuttavia, penso sia un totale spreco di denaro. Non ci prendiamo in giro, dai, a nessuno importa del tuo sasso USB, e sicuramente dopo aver capito che non serve a niente, penseranno solo che sei veramente stupido. Numero 12. Il passeggiatore di pesci rossi, marca McMadden. I tuoi pesci ti chiedono quotidianamente di poterli portare a fare una passeggiata? Bene, ora
ancora puoi farlo con questo punto passeggiatore per pesci. Esattamente come faresti con un cane, puoi tenere il tuo pesce rosso al guinzaglio e portarlo in giro per il quartiere. Anche se non comprerei mai una roba del genere, potrei comunque tranquillamente pagare per assistere allo spettacolo dello stupido di turno che si ritrova fuori a girare con questo. Numero 11. Golf per servizi igienici. Marchio Ads Drinker. Se non vi piace passare il tempo sulla tavoletta a guardare i video su YouTube, potete comprare questa invenzione e cominciare a giocare a golf mentre siete impegnati con i bisognini. Invenzioni come questa ti faranno pensare a chi abbia mai avuto una mente tanto contorta non solo da pensare questo prodotto, ma anche da crearlo e venderlo. Voglio proprio incontrare il ragazzo che ha pensato che fosse una buona idea e che doveva per forza essere diffuso in tutto il mondo. Numero 10. Camminare con il sacco a pelo. Marchio sconosciuto, ma sicuramente giapponese anche questo. Questo sacco a pelo consente di camminare comodamente, mantenendo lo stato del sacco a pelo. I produttori probabilmente pensavano che saltellare sembrasse troppo sciocco, quindi hanno pensato che rendere una persona simile ad una creatura appena uscita da una palude sarebbe stato molto più sensato. Devo dire che la borsa sarebbe ottima per spaventare la gente, però. Numero 9. Sciarpa per la privacy. Marchio sconosciuto. Perché mai avresti bisogno di così tanta privacy una volta seduto al PC? Hai forse bisogno di guardare qualche cosa sconcia? Beh, mi dispiace, ma facendo così aumenterai soltanto la curiosità nelle altre persone nel capire cosa esattamente stai facendo, che non puoi appunto far vedere a nessuno. Numero 8. Neck Pro. Marca Neck Pro. Senza farci troppi giri di parole e o essere gentili, questa è una delle peggiori idee di prodotto che qualcuno abbia mai avuto. Il Neck Pro ha lo scopo di aiutare ad alleviare i problemi al collo, facendo in modo che gli utenti si limitino a sospendersi con una corda, e sono spiacente, ma molto probabilmente questo prodotto ha ucciso un numero molto maggiore di persone rispetto a quelle che ha effettivamente aiutato. Numero 7. Capello per capelli. Questo dovrebbe dare agli uomini che si stanno facendo crescere la pelata un po' di capelli in più, tuttavia questa non è la cosa migliore da fare, il cappello non imbroglia nessuno, inoltre quale uomo vorrebbe avere i capelli che sembrano i peli di un tappeto? Sicuramente essere e far vedere che siete calvi è un'alternativa migliore, inoltre Michael Jordan e Vin Diesel se la stanno cavando piuttosto bene, direi. Numero 6. Collana porta bicchieri di vino. Marchio o Wine Enthusiast? Abbiamo una domanda, chi beve tanto vino e non ha un tavolino? È brutto quando la concorrenza del tuo prodotto sul mercato è praticamente qualsiasi superficie piatta intorno a qualsiasi cosa e in più anche le mani di qualunque persona. La collana porta bicchieri di vino, deve anche rendere più difficile il semplice camminare. Siamo tutti per il vino, ma questo sembra veramente poco pratico ed una soluzione che dire inutile è veramente poco. Numero 5. Cuscino femminile. Marca Izamakura. Nessuno userà questo cuscino, almeno non in pubblico. È inquietante immaginare di sentirsi a proprio agio coccolati sul grembo di gambe senza tronco. È pazzesco, insomma, lasciamo andare questa cosa solo perché sono giapponesi, quindi è normale essere bizzarri per loro, ma pensateci un attimo, è una cosa veramente assurda. Inoltre le gambe sono inclinate e non possono essere completamente confortevoli. Anche se sei stravagante e questo è il tuo genere di cose, non può essere bello posare la testa su questo strano cuscino. Numero 4. Affetta banana. Marca Hützler. Il famoso affettatore di banane è stato creato per rendere il lavoro del tagliare le banane un gioco da ragazzi. Poiché le persone in genere non usano altri utensili in grado di tagliare le banane, questo è piuttosto elegante. Piuttosto che invece usare la tua pistola e il tuo lanciarazzi per ottenere fette di banane perfettamente tagliate, usa semplicemente questo dispositivo assolutamente necessario. Numero 3. Maschera per il rossetto. È marca sconosciuta, ma probabilmente è giapponese anche questa. Il prodotto è pensato per rendere più facile l'applicazione del rossetto alle donne. Comunque, dalla foto, la buca sovradimensionata sembra più che a mettere bene il rossetto aiuti a creare dei baffi col rossetto. Inoltre, sono solo io o ad indossare quella roba sembrerebbe che sei appena scappato o scappato da un manicomio? Numero 2. Flex facciale. Marca Flex. Questo dispositivo è stato creato per fornire un lifting tutto naturale ed è commercializzato principalmente verso le donne. Tutto quello che devi fare è flettere i muscoli intorno alla bocca, come se stessi compiendo un atto sessuale, e alla fine sembrerà che hai di nuovo 15 anni. Siamo sicuri che potrebbe servire realmente in alcuni casi, ma anni dopo sembrerete semplicemente una donna che ha allargato un pochino troppo la bocca. Numero 1. Acqua dietetica. Marca sconosciuta. Uno dei problemi del mondo sviluppato che non conoscevamo è il fatto che l'acqua procura veramente troppe calorie, così tante che c'è stato il bisogno di creare un'acqua per la dieta. Insomma, l'acqua deve per forza essere piena di zucchero e altre schifezze che fanno ingrassare, vero? Se no come si spiega il fatto di questa creazione che va a sostituire qualcosa che in realtà ha zero calorie? Numero bonus. Magic Mouse 2. Se siete dei fanboy della Apple, probabilmente avrete sentito parlare dei loro bellissimi mouse, che sono sì belli da vedere, ma chiunque ne abbia usato uno per un lungo periodo di
di tempo si sarà accorto che non sono molto ergonomici, ma la cosa più stupida che potevano fare è stata forse quella di permettere di ricaricare il dispositivo mettendo la porta per il cavetto sotto il mouse. Oltre al fatto che sembra una bruttissima tartaruga capovolta quando lo si fa e viene voglia di rigirarla, mettere il cavo sotto non ti permette di usare il mouse finché non è carico, e proprio come gli iPhone si scaricano piuttosto velocemente questi cosetti. E queste erano 20 invenzioni inutili di cui il mondo non aveva assolutamente bisogno. Ce ne sono moltissime altre, e se volete una seconda parte non dimenticate di lasciare un grandissimo mi piace, in quanto la farò appena raggiungiamo i 15.000 mi piace. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e non dimenticatevi nemmeno di seguire QB Now e Infinito Now su Instagram.